Cari amici Coboldi, benvenuti o bentornati per una nuova recensione. È passato un po' di tempo dall'ultima volta, ma ci rifacciamo. In questo caso, in questo video, vi propongo Flyo. Lo so, è una pronuncia alquanto particolare, pensavo che fosse un po' più ammiccante al francese, tipo un flow, invece per come mi sono informato io si legge proprio Flyo. Questo è un gioco di ruolo OSR Dark Fantasy che si ispira particolarmente a Black Hack. Io, come forse alcuni sapranno, non sono proprio il più grande amante dei giochi old school, però questo mi ha attirato per un paio di particolarità, che vi descriverò più nel dettaglio dopo la sigla. Come dicevo, Flyo è un gioco di ruolo OSR Dark Fantasy, ma mi voglio fermare un secondino su questi termini prima di proseguire. Il suo genere, la narrazione che vuole proporci, è appunto il Dark Fantasy. Che cosa significa? Che cos'è un racconto o un gioco Dark Fantasy? È un fantasy con una profonda influenza horror o con elementi sinistri e cupi. Si differenzia un pochino dal grimdark perché quest'ultimo prevede una fortissima componente low magic, mentre il dark fantasy non ha per forza questa vena. Degli esempi pratici di qualcosa dark fantasy possono essere alcune delle avventure di Elric, di Ben Libonet, ma più popolare, una cosa un po' più pop, Diablo. L'ambientazione di Diablo è fortemente dark fantasy, almeno secondo il mio punto di vista. Invece, OSR, di cosa stiamo parlando? Ultimamente sta uscendo anche molto come categoria di gioco di ruolo. Stiamo parlando del Old School Revival o Old School Renaissance. Non voglio entrare molto a fondo nel discorso perché potrebbe richiedere un video a sé che potrei valutare di fare tra un po'. Se vi piace magari l'argomento, lasciatelo scritto nei commenti. Alcuni punti per identificare un gioco OSR possono essere i seguenti: una grande rilevanza nell'esplorazione, una storia portata avanti dalle scelte dirette dei giocatori senza incanalarli in railroad, regole semplici che non prevedono di coprire qualsiasi aspetto di gioco lasciando grande libertà al master, e quella per cui tipicamente il genere, la categoria è più nota, l'alta letalità. Tornando più specificatamente sul nostro Flyo, il gioco vuole appunto farci vivere tutte queste cose mettendoci nei panni di criminali, o almeno la proposta che ci farà il gioco sfogliando le varie pagine del manuale sarà questa: metterci nei panni di questi criminali che devono scappare da una prigione e vivere la situazione di questo mondo oscuro, sinistro e molto pericoloso. Parliamo del sistema di gioco. Come si fa a giocare a Flyo? Ci sono 7 caratteristiche. Queste sono forza, destrezza, erudizione, fegato, carisma, tiro e mischia. Quando generiamo un personaggio andiamo a tirare 2 di 6. Li tiriamo 7 volte annotandoci il punteggio e poi, scegliendo come vogliamo fare il personaggio, più agile o più forte, bla bla bla, andiamo a mettere quei punteggi nella caratteristica. Più alto è il punteggio, più siamo bravi e competenti in quell'aspetto. Se voglio fare un personaggio che va su forza, quindi muscoloso, nerboluto, eccetera, tutto quello che ci volete, il classico stereotipo del barbaro, ma sul discorso classici torniamo, cercherò di favorire la statistica forza. Ogni punteggio che otteniamo dal lancio di questi 2 di 6 ci porterà a un punteggio derivativo, che sarà quello effettivo sulla nostra caratteristica. Per esempio, se massimizziamo i due dadi avremo 12, che è un 13 in realtà, cioè proprio una piccola tabellina che vedi il punteggio, riporti il valore derivativo. Ma è una cosa molto molto semplice. Per colpire nemici si vede il valore di tiro o di mischia e il sistema è un rollander, quindi vedi il valore sulla tua caratteristica per avere un successo in quella prova, che sia per colpire o una prova di abilità normalissima.
dovremo fare meno del nostro valore riportato in scheda. Possiamo prendere dei bonus al lancio dei dadi attraverso la scelta della razza e attraverso la scelta della professione. Nella scelta della razza ci vengono proposte giusto alcune razze, giusto per darci qualche alternativa. Una scelta che vediamo più ampia sicuramente nelle professioni. Le professioni sono già di più e danno anche qualcosa di un attimo più specifico rispetto all'ambito che abbiamo scelto per il nostro personaggio. La cosa interessante che dà ulteriore personalizzazione al nostro personaggio, appunto, sarà la scelta dei talenti. Andando avanti con il leveling, livellando il personaggio su una scala di 10 livelli, otterremo la possibilità di migliorare i nostri punteggi alle caratteristiche, potenziando possibilmente il nostro aspetto e prendendo dei talenti, oltre che aumentare la vita del personaggio. Questa cosa dei talenti è molto interessante perché, come accennavo precedentemente, non ci sono classi. E questo può essere un bene perché ti permette di creare un personaggio completamente fuori da un preconcetto e dagli stereotipi che una classe o l'altra si portano dietro. Anche perché se vai a scegliere proprio una classe, simil barbaro, sempre facciamo questo esempio, magari inconsciamente vai anche a pensare di ruolare in una determinata maniera data dallo stereotipo. E poco cambia se me lo chiami barbaro o selvaggio, perché l'archetipo che abbiamo in mente è sempre quello lì. Quindi può essere una scelta buona per invogliare a pensare al personaggio come persona e non come ad archetipo, lavorando di più sulla professione, che non è male come idea, questa cosa mi è piaciuta. Un'altra meccanica importante è quella del dado volontà, ovvero un D6 iniziale, mi pare, che ci serve per diversi ambiti, come lanciare la magia, utilizzare alcuni talenti che lo richiedono, e questo dado volontà diminuisce ogni volta che rolliamo uno o due sul suo dado. Quindi da un D6 diventa un D4 e poi lo esauriamo. Quando lo esauriamo succedono brutte cose. C'è un sistema di magia, la magia è un agente corrompente e bisognerà prestare molta attenzione al lancio della magia. La prova viene fatta sempre su questo dado volontà, e qualora si perde completamente l'utilizzo del dado volontà o si rolla molto basso, in alcuni casi ci sono conseguenze anche notevoli. L'uso della magia è praticamente illimitato, non ci sono slot, ma bisogna porre molta attenzione a come usarla perché ci sono dei risvolti negativi, proprio grazie alla presenza di questo dado volontà, che è un agente meccanico necessario e intelligente, secondo me. E non è neanche particolarmente impattante a livello di rottura di coglioni, a livello di crunchiness del gioco. È tutto molto snello e tutto molto leggero, ma queste cose le vediamo tra poco. Il bestiario mi sento che c'è da dire poco, perché è molto lineare, molto semplice, non ci sono neanche queste grandi immagini, è rappresentato in modo proprio schematico per dare la possibilità di dare un contesto e vedere come funzionano i mostri. In modo altrettanto generico, mi permetto di dire, è descritta l'ambientazione e l'avventura. Parlando prima di quest'ultima, questa sarà un'avventura introduttiva, una sorta di tutorial per far capire bene i personaggi al massimo, come si svolgono le varie azioni durante il gioco e provare le meccaniche. È un'avventura abbastanza semplice, sempre considerando cosa stiamo giocando, che appunto ha quella funzionalità lì, ha anche qualche cliché, però è funzionale. L'avventura tra l'altro si chiama Bagno di Sangue a Castel Kragstein. I nostri eroi, tutti accusati di aver commesso un crimine, si ritrovano nello stesso carro in direzione delle prigioni del castello di Kragstein. E da qui inizierà l'avventura di questi presunti criminali. L'ambientazione altrettanto è di facile accesso, nel senso che non è particolarmente approfondita, ma va bene così. Secondo me non è dovere di questo manuale creare questa grande ambientazione, però è allo stesso tempo molto intelligente, perché vengono presentati all'interno del mondo di gioco diversi luoghi e per ognuno di questi abbiamo degli hook, degli agganci narrativi,
che possono far partire delle situazioni. Vi faccio un esempio leggendovene uno che mi ha incuriosito particolarmente. Quarto spunto. Greta Ammon stringe al petto un bambino mentre i soldati la circondano, grida loro di essere una levatrice e quello che tiene fra le braccia è il figlio bastardo dell'ultimo imperatore e che deve essere accompagnato al monastero. In realtà il bambino è il ricettacolo di un demone e la setta a cui Greta appartiene lo vuole libero. La setta ha preso il controllo del monastero verso cui sono diretti i personaggi. Con questo aggancio ci posso fare tranquillamente una campagna. È pieno di ottime idee, secondo me. Più che stare a descriverti nel dettaglio l'ambientazione, fa una cosa, in questo caso, che vedo molto intelligente, perché la puoi sfruttare per proiettare tutto in un'ambientazione che magari vuoi creare o che già hai ed è più approfondita. Quindi, per me funziona. Specialmente detta una cosa importante, che è il mood. Ti fa comprendere dove vuole andare a parare un'ambientazione, un tipo di gioco, una narrativa che vuole essere dark fantasy. Andando in conclusione, parliamo quindi schematicamente dei pro e dei contro di questo titolo. Flayo è un titolo semplice ed accessibile. Ci si investe poco tempo a conoscerlo, si potrebbe prendere, fare personaggi e giocare già qualcosa di concreto al primo ritrovo, senza averlo mai aperto prima. Seguendo passo passo, pagina per pagina, si può prendere e iniziare a giocare. Quindi questo è un ottimo vantaggio su anche altri titoli dello stesso genere, della stessa categoria. Ha un sistema che io trovo ottimo per le mod, per cercare di hackarlo in qualche modo, per modificarlo secondo il proprio interesse. Io, ad esempio, tralasciando la tematica Dark Fantasy, il sistema l'ho usato per fare una situazione a tema Monster Hunter. Lo devo ancora testare, ma l'ho fatto. Cioè, si presta. Ovviamente ci devi fare un po' di lavoro. Questo titolo è veramente ottimo, concludendo la parte dei pro, per giocate brevi, perché è di facile accessibilità, e creando un riciclo di storie puoi tenere sempre vivo l'interesse nei confronti di questa proposta. Quindi tutto questo combinato crea i suoi pro. Parlando dei contro, perché sì, bello fino a qua, ma qualche considerazione, anche se negativa, ve la voglio allungare, perché mi sembra anche giusto. Se riscontro anche quella che secondo me è una virgolina fuori posto, ne possiamo discutere. Magari poi voi non siete d'accordo, mi direte, Brian, guarda, secondo me non è così per queste ragioni. Il primo difetto che posso trovare è che è un gioco di ruolo abbastanza generico, sommario, appunto. Tutto quello che viene detto all'interno del manuale viene trattato in maniera abbastanza presa alla larga, da svariate infarinature, da svariati appigli per poter creare su. E proprio perciò ci agganciamo al secondo difetto, che è quello che questo gioco, secondo me, richiede personalizzazione. Bisogna magari considerare di imporre la propria vena creativa, chiamiamola la propria home rule, magari scelta anche insieme al party, non c'è bisogno di fare tutto da soli, da master, per renderlo magari un po' più interessante, un po' più mirato per il nostro gruppo. Può solamente giovare, perché, collegandoci al terzo difetto, questo sistema, secondo me, non è adatto a roba lunga. Questo sistema non si presta, per mia esperienza, a una campagna particolarmente estesa. Se un sistema come Dungeons & Dragons, il più banale che mi viene in mente, si presta a cose più lunghe, perché Quinta E, ad esempio, è molto accessibile ma c'ha sicuramente più profondità di questo gioco, ti permette di creare build, combinare talenti con privilegi di classe, sottoclasse, eccetera. No, qui siamo molto più semplici, ma proprio per filosofia, è una scelta consapevole. Ma proprio, anche se è una scelta consapevole, avere un sistema accessibile porta questo come conseguenza: non essere particolarmente adatto a campagne estese. O almeno, io consiglierei un bel riciclo di tematiche, magari per venire a meno anche della possibile noia
che potrebbe portare il sistema, non essendo particolarmente profondo, al riciclo di personaggi, ma data l'alta letalità questo diciamo che si risolve un po' da solo, ma specialmente per tenerlo sempre interessante, rimbiancandolo, dando una spalmatina di vernice quando serve. Ecco, facciamo questa analogia da imbianchino, perché sì, non mi veniva in mente altro. Va bene, questa è la mia opinione su Flayo, un gioco che, pur non andando mattissimo per l'OSR, ha saputo stupirmi per la sua semplicità, ma anche per le grandi possibilità che potrebbe offrire, specie a qualcuno che ha voglia di mettersi sotto e cimentarsi un attimo nel conoscerlo e personalizzarlo. Detto questo, Coboldi, io vi ringrazio. Se questo contenuto vi è piaciuto, se questa recensione vi è piaciuta, lasciate un like. Se volete commentare, tutte queste cose aiutano molto il canale a crescere. E non posso dirvi altro che grazie per aver visto e alla prossima. Ciao!